Questo stallo ovviamente non fa bene alle imprese e c'è stata la recente sentenza del Consiglio di Stato, delle sigle sono state diciamo escluse, ma cosa si prevede? Quando più o meno si potrà insediare la nuova Camera di Commercio? Le imprese soffrono perché voi sapete, quando c'eravamo noi abbiamo fatto bandi per centinaia di milioni di euro. Insomma, le imprese hanno visto restituirsi i loro soldi, no? Adesso c'è il commissariamento. Vogliamo vedere sta pazziella. Noi il 4 c'è stata la sentenza del TAR dove diceva si deve rispondere a questi 7 punti, che poi il RUP già aveva risposto, tra le altre cose. Però ad oggi ne abbiamo 17 e non si muove ancora niente. Pare che il commissario abbia chiesto alla regione di dare dei nomi nel gruppo di lavoro, perché il presidente non, come dire, il TAR, sentenza politica, gli ha consentito di fare da controllore e controllato, fanno tutto loro, no? Commissario che prende ordini da loro, esatto, e faranno quello che vediamo, faremo altre cause, noi non ci fermeremo. La cosa è certa, 120 giorni si deve concludere la storia, 120 giorni, e noi saremo ancora qua, noi non molleremo di un millimetro. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, che si prevede? Quando si potrà insediare? Se associazioni sono uscite fuori, punto. Cioè non concorrono, l'opposizione, cosiddetta opposizione, erano 12 associazioni, di cui 4 false, tutto quello che sta avvenendo fuori, no? Esatto, e comunque sono rimasti 5 di loro. Vediamo se salta qualcun altro, qualcuno che veniva a raccontare, rappresentava 10.000 imprese, 17 imprese, l'ho detto al prefetto, 17 imprese, esatto. Noi contiamo di ritornarci quanto prima possibile.